Salve amici, come va? Spero tutto bene. Oggi ci troviamo a Deruta e siamo in una nuova puntata di Survivor Domacio. Qui abbiamo un nuovo amico, Giovanni, e gli chiederemo qualche informazione su questo posto. Ciao. La prima domanda che ti faccio è dove ci troviamo e la storia di questo posto. Siamo a Deruta, è la città della Maiolica. Qui è nata la Maiolica. In questo posto si lavora a Maiolica, e questo era una fornace per cuocere la maiolica, la terracotta, la maiolica policromica e quest'altra fornace per il lustro. Questa maiolica metallica, che erano dei riflessi ridotti, messi in riduzione nella fornace questa più piccola. Da quanti anni è che fa questo lavoro? Sono cresciuto nella fabbrica. A 8 anni mi divertivo a colorare la maiolica, poi la passione è venuta dentro e quindi da 5 generazioni che facciamo questa maiolica. Quali sono i decori tradizionali della maiolica di Deruta? I decori sono molti e si distinguono nei diversi secoli. Nel 1300 era l'arcaico, semplice, due colori, perché ancora non avevano scoperto altri colori. Quindi conoscevano il verde e il manganese. Poi nel 400 il gotico. E aumentando i colori, conoscendo un po' altri colori, trovando nuovi colori dalle pietre minerali, hanno scoperto il blu, il cobalto, arancio o altri ossidi. Poi successivamente nel 500 è venuto fuori nuovi decori, poi nel 1600 sono venute delle grottesche, e ogni decoro corrisponde a un artista del Rinascimento, che è stato, gli artisti sono ispirati a questi decori. Ringraziamo Giovanni per averci spiegato questa bellissima tradizione. Giù troverete in info box tutti i riferimenti per trovare questo posto e acquistare anche qualcosa. Ognuno di noi è una macchina del tempo, ci sono quelle che ci riportano indietro e si chiamano ricordi, invece quelle che ci portano davanti, che sono i sogni. Questa è una delle tante citazioni che ci sono su queste ceramiche attaccate al muro. Stiamo attraversando la via che porta alla vecchia fornace. Questa via potrebbe essere anche chiamata la via delle ceramiche parlanti, non trovate? Oh ragazzi, non rubatemi l'idea, sennò vi denuncio per violazione del copyright. Eccone qui un'altra. E altre due. Come vedete è veramente pieno. Come vi dicevo, stiamo andando verso l'antica fornace. 50 metri. In poche e semplici mattonelle è raffigurato il cuore pulsante del lavoro di questo paese.
case possiamo vedere molto verde. Guardate le mani sapienti del maestro artigiano di Deruta. Giù in infobox troverete le informazioni per arrivare a questo laboratorio. Guardate come l'arte moderna si fonde con la tradizione. Con grande magnificenza, oserei dire. Anche le panchine e i tavoli nelle mani sapienti di queste persone diventano opera d'arte. Anche le fontane in questo posto sono tutte decorate e bellissime. Può vedere e godere di questo bellissimo paesaggio. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Oggi saluto mia sorella e non mi resta che mandarvi un grande ciao. Ciao ragazzi, alla prossima!